Allora, vi starete chiedendo che cosa ci fa la Paola con la zucca? Ebbene, oggi, come vi avevo già accennato, facciamo il ciambellone di zucca e cioccolato, quello a bicolore. Quindi adesso andrò a pulire almeno metà zucca perché me ne servono almeno 250 grammi e poi vediamo tutto il procedimento da farsi. Ok? Andiamo a pulire la zucca dalla scorza, quindi la andrò a tagliare a tocchetti e sicuramente ci saranno ancora poi dei semi della semenza che andremo a togliere. Eccoci qua, andiamo a frullare bene bene la zucca. Ecco, il nostro composto deve risultare una perfetta purea, proprio una purea di zucca. Quindi lo faccio andare ancora un attimino e poi ci siamo. Una volta fatta la purea di
di zucca andiamo ad aggiungere 100 g di olio di semi. Eccoci, 100 g. E rifrulliamo di nuovo. Andiamo a pesare 180 grammi di zucchero. Ok. E pesiamo anche 250 g di farina che io ho preso questa qui proprio apposta per i dolci. Ok, 250 g di farina. Lo zucchero e una bustina di lievito Bertolini oppure quello apposta per i dolci. Andiamo a montare le uova con il zucchero fino a rendere un composto bello spumoso. Ecco, vedete com'è rimasto bello chiaro il composto? Adesso andiamo ad unire la nostra purè di zucca. Mettiamo anche il nostro lievito per dolci. Ecco la nostra farina. E ora andiamo a fare tutto un composto omogeneo.
vedete che rimane troppo liquida, potete aggiungere ancora un po' di farina. Ok, ci siamo. Abbiamo imburrato la teglia del ciambellone e quindi adesso andiamo a mettere metà composto dentro. Vedete, il composto deve risultare bello omogeneo, quindi in base alla zucca che mettete, magari dovrete aggiungere della farina, come ho fatto io. In questa parte qua metteremo del cioccolato. E aggiungiamo il rimanente composto. Lo faremo andare per 45 minuti circa e poi controlleremo la cottura.